Francesca, cliente Intesa San Paolo, deve autorizzare un bonifico dal suo internet banking, ma il suo smartphone è offline. Dal tuo internet banking scegli l'operazione che vuoi effettuare, ad esempio un bonifico. Compila i campi richiesti e conferma. L'app Intesa San Paolo Mobile non si connette? Clicca su Usa logo dinamico. Con questa funzione puoi visualizzare il logo dinamico, che dovrai semplicemente scansionare. Segui questi passaggi per confermare l'operazione. Apri l'app e seleziona Inquadra logo dinamico, che trovi in alto nella schermata iniziale se il tuo smartphone è offline. Si aprirà la fotocamera della tua app. Adesso puoi inquadrare il logo dinamico che hai visualizzato sul PC. Conferma l'operazione e autorizzala con il PIN, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. A questo punto, sull'app ti verrà fornito un codice che potrai inserire nella schermata che mostra il logo dinamico sul tuo PC. Poi clicca su Conferma. Bene, adesso hai autorizzato l'operazione. Per alcune operazioni inserite da PC, potremmo richiederti una verifica ulteriore con il logo dinamico, anche se il tuo smartphone è online. Ad esempio, per ricaricare una carta prepagata. In questo caso, dopo aver compilato i campi e confermato l'operazione, ti verrà mostrato il logo dinamico. Accedi all'app Intesa San Paolo Mobile e aspetta che si apra la fotocamera. Inquadra il logo dinamico mostrato sul tuo PC. Quindi conferma l'operazione e autorizzala con il PIN, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. Adesso hai completato l'operazione.